Per cose futili, signore aiutami, tirami fuori, uccidimi, liberami da crimini, dai leader dei disordini che fanno i sordi da chi da la mia donna caga missili, io la ripudio. Come ripudio chi va sul podio e non in battaglia, perché tanto un altro in culo se lo piglia. Se il conflitto fosse la soluzione ai miei problemi, io sarei sempre in conflitto. Se il conflitto fosse la soluzione ai miei problemi, io sarei sempre in conflitto. Se il conflitto fosse la soluzione ai miei problemi, io sarei sempre in conflitto. Se il conflitto fosse la soluzione ai miei problemi, io sarei sempre in conflitto. Gente originale che in una mongolfiera velocemente sale, grida uh yeah, le mie speranze danno sono buie e non mi faccio male. Viva 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 la gente positiva, è una locomotiva che parte quando arriva, grida uh yeah, le mie speranze danno sono buie. Essere il vero alternativo, più contorto di un ulivo. Sono quando penso che è un tuo tavolo. Ora anche fare la domanda a te. È tutta la sta gente sta cosa. È un tuo tavolo. 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 A me si vede ora! Ludaro, è un tuo tavolo, se vieni una persona seria, e che lo sai sicuramente, non dai quanto restare, degli esuberi. Oggi non ci sono state risposte da parte del governo, ovviamente. La cosa, definiamola positiva,
Il governo ha dato la propria disponibilità a da lunedì, dalla prossima settimana, a incontrare tutte le parti in causa, quindi non solo il sindacato ma anche all'Italia, Fintecna ed Air France, per vedere se esistono le condizioni per riaprire la trattativa, partendo dalle criticità appunto che avevamo già detta Air France, che abbiamo ripetuto oggi e che mai sono state oggetto di vera trattativa. Superfluo dire che ci sono state ripetute le condizioni aziendali e che oggi al momento questa è l'unica proposta sul tavolo. Noi abbiamo ribadito che non è accettabile né il prendere o lasciare come è stato finora, e abbiamo anche ribadito che non è possibile trattare come è stato fatto fino adesso con la spada di Damocle del paventato commissariamento, che poi, come abbiamo visto, il 31 marzo non è stato, adesso c'è qualche giorno in più. Abbiamo insistito moltissimo sul fatto che il Ministero del Tesoro attivasse il prestito ponte in condizioni che la Comunità Europea non avesse nulla da dire, come ha fatto Air France, come ha fatto Olympic. Questo non è stato possibile inserirlo sul comunicato stampa, non c'è stato il consenso da parte del governo. Quindi troverete sul comunicato una frase fatta dal governo, appunto, che non ricordo esattamente, ma è molto labile, che dice che attiveranno tutti gli strumenti per, che noi dovremmo leggere che è il prestito ponte. Abbiamo anche chiesto di scrivere in chiaro che tutti quanti avremmo garantito la continuità aziendale. Anche questo, a 48 ore dalle elezioni, il governo non lo ha voluto scrivere, perché la motivazione è stata: non ci vogliamo far accusare di manovra elettorale. Sinceramente io sarei stato tanto contento che fossero stati accusati di una cosa del genere, perché comunque è scritto nero su bianco, non ci nascondiamo il fatto che martedì, come vada, noi abbiamo un problema oggettivo, perché ci sono le elezioni, quindi avremmo voluto scrivere molto di più per partire comunque da un qualcosa di scritto, a prescindere poi dal governo che viene. Più di quello che il governo ha scritto e che ha lanciato nell'ANSA non è stato possibile. Quindi diciamo che una cosa importante è che dalla prossima settimana, l'ho già detto prima, inizieranno questi contatti per entrare nel merito di alcune questioni. Abbiamo già sollevato al tavolo e abbiamo rimarcato il fatto che finora non è stato possibile con Air France entrare nel merito di alcune questioni industriali. Penso alla flotta, ed era il discorso che abbiamo fatto numerose volte questi giorni, e l'abbiamo spiegato anche ai vari ministri presenti al tavolo. Com'è possibile che la nostra compagnia pensi di comprare degli aerei di lungo raggio se già da subito rimangono, il nostro network si poggia quasi esclusivamente, o comunque fonda molto di questo, sul medio raggio con macchine vecchie? È un problema, abbiamo chiesto dei numeri. Così come sul perimetro aziendale abbiamo chiesto la possibilità di confrontarci area per area per vedere se effettivamente le nostre aree sono così fuori mercato, perché poi scopriamo invece che Air France spesso dice che noi costiamo di meno, ma allora se costiamo di meno non riusciamo a comprendere perché non si possa fare una trattativa. Allora, il governo su questo si è impegnato a un'esplorazione con tutte le parti per vedere di riuscire a capire la disponibilità di Air France ad entrare nel merito su questa cosa qua. Su questo ci siamo lasciati.